Ma buonasera a tutti amici video spettatori, un gioco che non voleva comparire, e benvenuti al quarto, grazie Mikatsuki Gabriel per la tua 17esima resub, al quarto episodio in live di Pokémon Red Poison Party. Sera serina. Ragazzi, mi bannate GZN89 per cortesia, ha rotto le palle ancora prima di cominciare la live. Buonasera e siamo a Aranciopoli. E un bel momento quello di Aranciopoli, perché secondo me arriviamo al quasi giro di boa. Grazie a 00bob00 che si abbona per il quarto mese, grazie mille. Dicevo, arriviamo al quasi giro di boa perché secondo me dopo LT Surge e poi vabbè Erika diventerà davvero tutto molto 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 difficile. Grazie a Discordia88 che si iscrive per la prima volta. Fino ad ora abbiamo scherzato, siamo ancora in un momento in cui vediamo come te la cavi con la MNA e LT Surge, perché dopo lui mi vengono tutti male, esatto. Quindi in realtà secondo me ancora Erika si fa, perché alla fine abbiamo il bug della abbiamo il bug del coleottero che colpisce molto super efficacemente anche il veleno, quindi su Vileplume è 4x, quindi in teoria grande Golden Seppuku di Viralzen, quindi in teoria andiamo a fare insomma anche con Erika gioco semplice, però poi dopo sarà un bel casino. Allora, intanto Leo Biotech si abbona per il decimo mese, per 7 mesi di fila, wow, incredibile. Allora, aspettate un attimo che qui non sta funzionando più un cazzo, non sta funzionando più niente, non so perché mi si è impallato qualunque bene, aspettate. Ok, ci sono. Si era tipo bloccato, ripeto, ogni bene, non capivo perché. Allora, intanto Wilclor, Wilclor, sei buona per il quarto mese, ci scrive ciao, sei un asso. Noxel Ginokami, sei buona per il 19° mese, grazie mille. Mitrandis, sia buona per il quinto, segui in silenzio ma sempre presente. Parte Live Train, 7 mesi di fila, dilettanti. Beh, Kuzi, tu sei storico. Fame 99, sia buona per il 15° mese, buonasera, grazie per esserci sempre. Troppo sdolcinato, mi dissocio. Un bacetto. Allora, Zatch, assolutamente Zatch Bell. Allora, ragazzacci, a proposito di Zatch Bell, in realtà se ci pensi è logico che coleottero siano debili a veleno e insetticidi. Intanto grazie a Alberto Ferrini che si iscrive per la prima volta, quindi benvenuto. Grazie mille perché, caro mio, hai mandato Life Train al 90%. Noi dobbiamo, credo, curare i nostri Pucimans, quindi lo faremo prima di subito. Grazie a Mike che si abbona per il quinto mese. Sai cosa dicono due combi quando si incontrano? Ti prego dimmelo. Il Ready Pick intanto si abbona per il quarto mese, sono 4 mesetti, grazie. Johnny26k si abbona per il secondo. Hype Train che passa. Come state innanzitutto, regà? Come state? Grazie a Bomberact99 che si abbona per il secondo mese. Risubanza tattica per il secondo mese, good luck per stasera. Che combinazione. Il mio Pokémon avvelenato. Grazie a Avakt che si iscrive per la prima volta. Il mio Pokémon avvelenato è svenuto mentre camminavamo. Anzi, tra l'altro c'è uno spoiler che vi sto facendo in questa live. Cioè, ora non è attivo, però chissà a cosa serve questo. Cuffie nuove. Sammy02 si è buona per l'undicesimo mese. Ashish73 si è buona per il terzo. Finalmente 3 mesi, non so quanti mesi ancora potrò subare. Speriamo di dare un aiuto a Life Train. Buonasera a tutti. Certo che l'era il 40% del livello 2. Quindi è svenuto mentre camminavamo. Bella. È ricevuto email da un'azienda inglese per la quale lavorerai, grande Jackil. Lui che ci dice? Un 30 per Manu Time. Ragazzi, queste cuffie costano un po', ve lo dico. Marco ci scrive: Toxic, e ne abbiamo preso due.
Toxicanza, voi se non è chiara, mi sono appena reso conto che era un po' che non facevo una donazione, perciò eccoci qua. Comunque, vederti giocare Pokémon Rosso mi ha fatto venire voglia di rigiocare i giochi vecchi della serie, ma per ora Poison, giustamente. Intanto grazie a Zecro51 che si abbona per il secondo mese e usiamolo questo subino. E mi sembra corretto. Raito undo, corretto. È vero. poi mi fa ridere il fatto che praticamente la E accentata maiuscola non è maiuscola. E tipo, è vero, è piccolino, è vero che un Pokémon di un livello superiore è più forte. White Nakiri si abbona per il quarto mese. Buonasera Saito, grazie per essere l'unica speranza di ridare vita a questa giornata, ragazzi. Madonna, grazie. E intanto Saitama 1186 si iscrive per il terzo mese. Gab riceve da un anonimo donatore un abbonamento regalato. Somoia scrive, mi chiede come va se ti dicessi che hanno finito la revisione del mio libro Brofist. Ma l'hai mandato alla fine? Sai che non me lo ricordo, me l'hai mandato? Io ancora non l'ho letto. E quindi insomma, bella roba. Poi c'è Magic Mike che scrive Allegria! E quindi a posto. Però tutti i Pokémon sono vulnerabili a certi attacchi. Dunque, non ci sono Pokémon invulnerabili. No, vabbè, non ci sono. Tendenzialmente, no. ci sono Pokémon. Igle, esatto. Anche se di pari livello, i Pokémon possono avere abilità diverse. Wow, cos'è questo sneak? Alter Mordred. Ragazzi, Alter Mordred regala un'ottima subbanza. Grazie Alter Mordred. E abbiamo fatto anche l'altro livello di Hype Train. Quindi attenzione! Voglio vedere questo Hype Train esplodere. Menestrello scrive: tutto a un tratto ci pervade. Una voglia insana ed ecco che ad un ultravarco evade il famigerato Checco. Grazie al dio da lui piegato. Può domarci ciò che facciamo e col glitch che ci ha inculcato. Inculato. Ci fa catturare Adamo. Bravissimo. Un Pokémon addomesticato è più forte di uno selvatico. Addomesticato, con le fruste. In trasferta in Islanda per preparare un parziale giapponese. Anzi, e stai preparando un parziale giapponese. Compliment. Qui dentro chi c'è? Sono il Guru Pescatore. Adoro, adoro, adoro. Qual è quella? Goku Dero 89, intanto scrive per il terzo mese. Buonasera Saido, volevo farvi i complimenti per il Millennium Direct di lunedì. Vi meritate tutto il successo che state avendo, grazie. Qual era Adoro? Era. Come si chiama la canzone del pagante con Mischeta? Come si chiama, ragazzi? Quella che fa. Si chiama Adoro la canzone? Fa solo le tre, siamo qua in gintoneria. Vabbè, comunque a te piace la pesca? Beh, sì. Grande, mi piace il tuo stile. Tuo stile. Prendi questo e pesca, coraggio. Grazie a Dark Slayer Zero che si abbona per il quarto mese. Che si vuole bene, ragazzi. Grazie per questo che fa quello che fate ogni giorno. Prenderai mai Devil May Cry 3 Special Edition per Switch che esce domani? Non domani, sicuramente, ma forse un giorno, sì, chi lo sa. Franci riceve l'amo vecchio. La pesca è uno stile di vita. Dai fiumi al mare, prendi il pesce più grosso e in bocca. L'ho letta con l'intonazione sbagliata, scusatemi. No, Ines, no, non ci bannare a un giorno dalle. Grande Manu Time che regala le sub. Ti prego, Ines, non ci bannare adesso. Scusami, ho letto. Cioè, non avevo capito che la frase finisse dopo. Quindi mi dissocio ed è. Prendiamo il pesce più grosso e congiunzione, giusto? E congiunzione. Linguista? Allora, ho commesso un errore che potrebbe costarci il canale, ok? Quindi se mi bannano, se ci bannano domani non si fa nessuno internazionale. Perché il pescatore diceva, mi raccomando, prendi il pesce più grosso e in bocca al lupo. Ma io non ho letto al lupo perché hai visto che il testo in prima generazione. Va lento e quindi ho letto, cioè, ma non l'ho fatto apposta, te lo giuro. Ho letto progressivamente il balloon e quindi ho letto: prendi il pesce più grosso e in bocca. E poi mi sono messo a ridere per quello che ho detto. Quindi, e congiunzione, giusto? Prendi il pesce più grosso e congiunzione, quindi frase staccata che non c'entra niente. Ah, come spiego a Ines che non voglio dire che i pesci vanno in bocca? No, come vanno sì? Come sì? Non peggiorare le cose! Almeno 3 volte alla settimana per una buona dieta, lo dice anche
sì, ma lui intendeva dire in bocca al lupo, se, figure of speech, ok? E tendenza, no, per favore ragazzi, domani devo fare uno streaming importante. Allora, secondo me è il modo più ovvio di spiegarlo. Vabbè, allora, in senso in bocca dopo che l'hai cucinato, che l'hai pescato. Quindi non è che ok, 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 ci sta. Allora ragazzi, intendevamo puramente in senso come si dice, culinario, maronnami. E vabbè, in senso di appetito, va bene. Abbiamo preso l'amo, ragazzi, bella, ciao. Usiamolo. Intanto Andy Vega 96 si scrive per il terzo mese, non so bene cosa scrivere a macca banane, grazie. Ma io a sto punto ci rischiamo il canale, usiamolo sto cazzo di amo. Era come trema quando piglia il pesce. Fabio Rizzi dice: mi sono appena reso conto che poi son party non è solo la festa del veleno, ma anche un party di sole. Certo, è un gioco di parole. Forse ci ho messo un po' troppo, beh, era il senso, però sì, grazie. E anche The Other Side 93 si scrive per la prima volta. È un gioco di parole tra party, festa e party in senso come, inteso come squadra. Dato è finito l'hype train. Anche tu l'hai capito adesso? Grazie, è una giornata di delusioni questa, eh. Cioè, pesci in bocca, lupo. Lo sai che non sento un cazzo queste cuffie? Cosa dici? Dicevo che per me era sufficiente il discorso di party in senso di festa. Festa, ma è anche il party di un RPG. L'ho capito adesso, qual è il problema? Ragazzi, l'hanno capito tutti ora. No, vabbè, bravi. Best community, poi di tutti di conseguenza più pesce nella dieta. Ragazzi, vi state facendo ridere come una merda. Quindi vi ringrazio perché ne avevo bisogno di ridere, ma mi stai facendo morire. L'hanno capito tutti adesso. La festa del pesce. Vabbè. Vabbè, ti ringrazio per il tuo contributo linguistico. Che in questo momento aveva ha reso credo le cose peggiori di come erano prima, ma va bene. Allora, ragazzi, ma anche partito politico, certo. È arrivata una donazione di Somoya. Il mio book lo ha la dolce amabile Chiara, ok? Se preferisci lo mando anche a te, ovviamente leggetelo con tutta la calma possibile. Mi sa che siete un po' pieni. Beh sì, però tu mandalo anche a me che non si sa mai. Allora, oh, lui è grandissimo. Su questo lotto di terra costruisco un edificio. Intanto grazie a Cyrus di Anta, sei buona per il quinto mese. Un saluto da un fan che vi segue dall'inizio e che vuole sdebitarsi in qualche modo. Grazie, sei stato un gradito cameo nel video del mio 18esimo. I miei amici in quel di Taranto Comics vi hanno chiesto di partecipare. E allora forse te l'ho mandato su Instagram, non ricordo, ma comunque mi fa piacere averlo fatto. Terra, costruisco un edificio. Vabbè, i miei Pokémon stanno... I miei Pokémon. Ce n'è uno solo, coglione. Mi chips! Un mashup sta spianando la terra. Ricordatevi che vanno dati i versi a ogni singolo Pokémon. Quindi, costruisco un edificio dopo 20 anni ancora vuoto. Ok, al centro siamo stati. Qua pure. Quindi, andiamo giù. Saliamo su. Attenzione. Ciao, hai Spiro? Vuoi scambiarlo con Farfetch? Non ce l'ho, non mi è permesso in questa run. Di qua? Oh mio Dio. Seal. Il. Quindi qui i localizzatori hanno capito che dovevano dargli versi ai Pokémon. Pikachu, Pikachu. Ragazzi, come cazzo è scritto Pikachu? È scritto come lo scriverebbe mia nonna. Pikachu. Porca puttana. Ho finito di tessere le lodi alla localizzazione. Pikachu. Pikachu. Va bene. Grande. Non è bella la coda del mio Pikachu? È lo sprite di Cle... Ma è vero, ma perché lo sprite di Clefairy? Perché cazzo lo sprite di Clefairy? Vabbè. Allora ragazzi, c'è un Pikachu con lo sprite di Clefairy che dice Pikachu, ma scritto C-I-U. Bravi. Cioè, avete presente, no? Quell'immagine delle principesse Disney che sono tutte deformi e tipo c'è scritto
più vedi quell'immagine, più ti sembra sbagliata. Qui è uguale. Cioè, se tu la osservi, più la guardi, e più è sbagliata. E lei invece cosa ci dice? Perbacco. Poffarb. Il mio Sil è molto più bello. Poff. Questo sei un tirannosauro. Ragazzi, non vi sembra un tirannosauro così? O un tizio tipo con un calzino nelle mani. È così. Ascoltiamo gli altri allenatori. Ma non è una scritta questa cosa. È un pinguino, è il dinosauro di Google. Se uno si vanta, fallo anche tu. Ma che consiglio è? Che cazzo di consiglio è? Se uno si vanta. Allora, scusami, posso renderti partecipe un attimo di questa cosa? Cioè, è scritto su un muro: se uno si vanta, fallo anche tu. Che dialogo è? Che cosa vuol dire? Ottimi insegnamenti. Se uno dice che c'ha. È Godzilla? Secondo me è un tizio con un calzino in mano o è un tirannosauro? Per me è Godzilla. E è Godzilla che ti dà i consigli e ti dice se uno si vanta, fallo anche tu. Vabbè, ok. È Surprised Pikachu. Il presidente è un po' logorroico sui Pokémon. Ok. Sei un asso, assolutamente, sono un grande asso. Ciao Saito, questa è la mia prima donazione in assoluto dopo 7 anni da utente di Twitch. Purtroppo la live mi tocca guardarla in differita. Solo una domanda: in Giappone possiamo o dobbiamo portarci la Switch? Ci vediamo il 29, forza Team Chiara. Dovete, così giochiamo a Smash. Sono il presidente del Pokémon Fan Club. Ho più di 100 Pokémon. Beh, ma è una merda più di 100 Pokémon. Cioè, non ne hai così tanti. Sono molto pignolo. Grazie a Mad Cla, ciao Claudia, ti scrive per il 24esimo mese. Sono molto pignolo in fatto di Pokémon. Bene. Vuoi sapere tutto sui miei Pokémon? Beh sì, dai. Tipo dinosauri onesti, esatto. Esattamente, dinosauri onesti. L'altra pagina mi fa morire. Stupendo, allora ascolta. Il mio Pokémon preferito è Rapidash. È grazioso, carino, veloce e incredibile, non trovi? È sorprendente, simpatico. È simpatico. Fa battute sagaci, Rapidash. Se lo abbraccio quando dorme è tanto caldo. Boom e Davabo, si iscrive per il 7° mese, finalmente di nuovo a seguire una live. È stata venduta, dinosauri onesti. No. Quando dorme è tanto caldo e morbido. È spettacolare, fantastico. Ops. Ma questo fa di lui un Brony. No, ragazzi, no, niente. Sto canale non ci arriva a fine live. Ops, guarda che ora è. Ti faccio fare tardi. Grazie per l'attenzione. Prendi questo. Franci riceve il. Tra l'altro, la musica di Aranciopoli non si fermava sotto il titri di tizio che aveva. Ecco il buono bici. Scambia. Ci ha dato il buono bici per comprare il nostro silenzio, ragazzi. Per il fatto di aver palesemente fatto delle reference un po' strane su Rapidash. Non importa, il mio Firo mi porterà in volo ovunque io voglia. Non ho bisogno di una bicicletta. Spero che ti piaccia pedalare. Non so perché ho letto spero che ti piaccia perdere. Ma cos'è che diceva questo? Ascoltiamo gli altri allenatori. Cioè, ma poi questo consiglio è così bello, no? Ascolta gli altri, sia aperto alle novità. E l'altro invece è: se uno si vanta, fallo anche tu. Pokémon Fan Club. Grazie a Caridbdum, che si scrive per il 4° mese 3 cose. Il mio surname si legge. Grazie, cari Doom. Team Saido, Team Chiara e Saido, non farti bannare se no piango, ci provo. Benvenuti a tutti i fan Pokémon. Ciao, Spider Peluche. Questa casa l'abbiamo già vista, sì. Market. Marchettino. Credo che ci siano Pokémon buoni e cattivi. Tutto dipende da chi li addestra. È saggia questa cosa. La prima cosa sensata che leggiamo a Aranciopoli. C'è della gente cattiva che usa i Pokémon per atti criminosi. Quelli del team. E perché non quelli di Team Rocket? Lui è l'unico in grado di parlare italiano accanto. Trafficano in Pokémon rari? No, aspettate, scusate. C'è della gente cattiva che usa i Pokémon per atti criminosi. Quelli del Team Rocket trafficano in Pokémon. Ho fatto il tempo a dirlo. Trafficano all'interno di Pokémon rari.
Ragazzi, ma come cazzo abbiamo fatto a renderlo famoso sto gioco di merda? Può essere, attenzione, può essere corretto. Perché può essere corretto? Traffica in... Non trafficano Pokémon rari, perdonami. Si può dire trafficano in Pokémon rari? Allora, come non detto. Come non detto, ritiro quello che ho detto. Cedo all'italiano di questa persona. Perché traffica... A me torna... Io ho sempre detto trafficano Pokémon rari. Ma a quanto pare trafficano in Pokémon... Ma che cos'è quindi? È cannarsiano? È cannarsiano? Team Rocket Inception. Trafficare. Ragazzi, impariamo insieme l'italiano, per favore. Allora. Ok, quindi si può utilizzare trafficare in per le cose. Intransitivo. Certo. E infatti c'è scritto trafficare. Più comune trafficare i Pokémon rari. Quindi transitivo, senza. Ah, ok, sì. No, Pokémon rari, certo. Ragazzi, incredibile. Ho imparato una cosa nuova. Come l'ho detto. Abbandonano i Pokémon che non ritengono utili o commerciabili. Li vendono. E niente, ragazzi, come si può utilizzare e trafficare. Io oggi ho imparato una cosa grazie a questi giochi, incredibile. Me la sono presa una volta di troppo con la prima generazione. Fosse giusto. Allora, ragazzi, cosa dobbiamo comprare? Con Chiara si impara sempre qualcosa di nuovo, assolutamente. Allora, 5 Pokémon le prendo perché non si sa mai. E poi anche delle pozze. Ci sono le super pozze. Spendiamo tutti i soldi. Grazie a Kedu che si iscrive per il secondo mese. Salve a lei. Super pozze. Si riconferma la potenza del team Chiara. E qui non posso dire niente. Chiara se la ride, ragazzi. Chiara se la sta sghignazzando. Solo per il trafficare in. Ma ragazzi, ma andiamo da Surge. No, non posso. Devo andare prima alla MN. Aspettate che c'è un uccello. PJ, gru gru. Anche quelli della localizzazione fanno come faccio io. Hanno settimana mezza e fanno questo, come si dice. Gru gru. No, per me non è gru gru. Per me è peribu. Però gru gru anche ci può stare. Ok. Caro Pippi, spero di vederti presto. Ho saputo che Zafferanopoli ha problemi con Team Rocket. Aranciopoli sembra salva per ora. Il mio PG volerà al nord. Per portare una lettera a Zafferanopoli, a Pippi. Chi è Pippi? Caro Pippi. No. No, ragazzi, la live non deve andare giù. Grazie Luis Belli dei pizzini. Matteo Lupassi, buona per il secondo mese. Ragazzi, è una questione di virgole stasera e cambia tutto. Caro Pippi? Era caro Pippi, ovviamente. Beh, andiamo per lo ponte. Pippi Prisoner. Grazie a MIPO0 che si abbona per il terzo mese. La MN Anna è una famosa nave di lusso. Approdiamo ad Aranciopoli una volta l'anno. Vabbè. Ma su Tero 471 si suba per il terzo mese. Ci ho messo 5 mesi per farne 3, però ce l'ho fatta. Bacetti. Bene, le do il benvenuto sulla MN Anna. Mi scusi, hai il biglietto? Franci esibisce il biglietto! Bene, ma non era nave? Ora è diventato solo biglietto? Posso pescare? Sono le cose che facciamo da bambini, no? Rarissimo il Pokémon qui dentro. Missing no. Bevelbock. Bele bro. Dice questo.
Bene, bro. Questa è magica. Bella. Ti prego, dimmi Pippi come dicevi. Ciao. Pippi. È Pippi. E te lo... Caro Pippi. Alenzi, violento e incontenibile per senso del dovere, lo battaglione del fiele va, punge, morde e tassa. Dirige verso, dirige verso valle, per l'ipogeo trascorre, finché non coglie in fallo lui bullo e lei smargiassa. Di poi che lor soccombero, il fiele ha gran potere. Mamma mia, questa era proprio incredibile, era aulica. Ma se tu avessi surf potresti fare anche il resto del molo? Penso di sì. Where's my pipi? Where's my pipi? Giusto, in realtà è tutto canonico. I passeggeri sono instancabili, qualcuno tra i più annoiati potrebbe sfidarti. S'avanza, mamma mia, s'avanza in terra cremisi dove impeto fracassa i figli d'aere e mare, ma dell'oblio le fiere deturpano ogni dove, canchimpeto collassa, la tossica masnada un sol colpo attende, di canto fioco e mesto non resti che il ricordo. Mamma mia, ragazzi, studieremo Lena un giorno a scuola. Allora, questa è camera mia? No, manco per il cazzo. Prenderai Mew, le Last Witch Hunter. Però magari prenderemo qualche Missing No. Missing No sicuramente. Vado per la mia strada da solo. I miei unici amici sono Pokémon. Contento te. Gentiluomo vuole lottare. Attenzione. Se perdiamo sulla nave dopo aver preso taglio, in realtà potremmo anche andare dal camioncino. E lo facciamo, ragazzi. Ovvio che lo facciamo. Lo facciamo. Sì, prenderemo anche Missing No in questa live. Not our finest moment qui davanti. Mettiamoci davanti Rancorno. Non ho sentito Growlithe. Rancorno è incolume, ragazzi. Mega Punchy. Non bruciare, pezzo di merda. Ti permettere. Ok, livello 22. Eccoci, prebom. Smega Punchy. Bella. Oh no, i miei amici. Era uno. Ok. Questa è camera mia. Ehi tu, moccioso. Come osi entrare? Erano ben due cani, no? È vero, è vero. Gentiluomo vuole lottare. Manda il capo nido a maschio. Pneno! Pneno! Non c'è camera mia? Devo mettere davanti Zubazza comunque. E lui è Pneno! Ok, GG. Devo togliere davanti Fiorello però. Pneno no! Dai, dicono palesemente Pneno e Pneno no. Chiara mi ha appena rubato l'acqua. Oh no. Lei ha commesso il reato di H2O. Sono di Team Rock. Pneno. Allora facciamo, ne facciamo fare uno anche a Chiara diverso. Dai. Ne facciamo fare uno anche a Chiara. Allora devi dire come secondo te fa il verso di un Pokémon, ok? Sì, ok, aspetta, deve essere nuovo però. Ok, abbiamo fatto il 24. Gentiluomo ha perso. Ma che maleducazione. Che maleducazione entrare in camera di un tizio e rompergli i Pokémon. Assolutamente, sono d'accordo con lui. Allora, aspettate. Lei è irrequieta. Cameriere, una fetta di torta di ciliegie, prego.
Mi ha preso per un waiter. Le crociere sono così eleganti e piacevoli. Viaggio sempre con Wigglytuff. Beh dai, tuff tuff. Ci sta? Tu? Bonjour, je suis le cameriere di questa nave. Sarò molto lieto di servirle qualunque cosa. Ah, Vaffanculo. Francesco Pierantoni si suba per il terzo mese. L'NPC della torta che ha predictato al Cremì. Assolutamente. Bene, bene, bene. Siamo in crociera attorno al mondo. Oh cazzo, c'è un verso, aspetta, Arrivo. Ah, tu mettiti le cuffie e dimmi se è nuovo. Ti dico se è nuovo io, ok? No, non è nuovo. Sì, ma l'ho capito, ragazzi, che è che è francese, però cioè non tornava con la frase, cioè non era un'imitazione fatta bene, perché io tipo tipo. Cioè, quindi in italiano deve essere il tipo. No, è invece il tipo forte e silenzioso, detto così. Hai capito, non vuol dire niente. Ma perché, ragazzi, non è molto efficace veleno? Contro Fiorello non dovrebbe far per uno. Mi stanno crollando le certezze sulla facilità di fare. Ah, però vabbè, Coleottero è comunque. Coleottero è comunque super efficace per 4. Quindi in teoria. Cioè, le facciamo il culo a. Energy Conch. Energy. L'attacco si chiama Energy Conch. È uno, è due, è tre, lo conch! Se non avete una spina. Bella. Grande Traxos che regala a Leon XC una sub. Grazie Traxos. Allora, mettiamo davanti Rancorno però. Anzi, prima Zubazza. Aspetta, aspetta. Questi Pokémon provengono da tutto il mondo. No, questo è vecchio. Vedo se ne ha altri. Perché? Ok, un Atrapido. Ne smordichiamo. Com'era questo secondo te? Era tipo. Noi lo sappiamo com'è per noi. Pino Pom. Pino Pom? No, secondo me è Pnenono. Ok. Secondo te è Pino Pom? Ma allora, secondo te com'è che è? Pino Pom. Allora ragazzi, non dite mai più volte di fila Pino Pom. Che è il verso che secondo me dovrà femmina fa chiara. Perché altrimenti, ragazzi, il canale non è che non arriva a domani. Il canale non arriva. Per me è Pnenono, che è anche. Okay. Che è anche iper family friendly. Io sono per i versi che si possono raccontare alle famiglie. Il tuo no. Pesci in bocca. È tutto collegato, questa sera. All comes together, bro. Non devo più niente. Tanto ormai demonetizzano tutto. Sì, sì, ma infatti. Pino Pom. No, no, è Pnenono. Non è male però come. No, non è male. Trascrizione. Poi era anche la pupa, insomma, è tutta una serie di cose. mi sono fatto il giro del mondo per questi. Ha detto mi sono fatto? O ho fatto? No,
Reconnect fino a po'. Vabbè, non importa. Tsubasa si evolve. Coi ciuccettoni. È la lore dei ciuccettoni. Guardali. Guardalo ispirato dal Pinopo. Baribaro. Questo è il verso. Baribaro. Vede come ciucciano gli altri. Vuole ciucciare di più. È un linguone proprio incredibile. Ci siamo. Baribaro. Che cazzo era? L'MT 8. MT 8 contiene ciuccioni. Body Slam. Vuoi essere Body Slam? Vuoi essere Body Slam a fiorello? No. Rancorno, Body Slam ci starebbe tutto, perché può parlare già dalla prima gen, vero? Gli toglierei incornata. Gli toglierei incornata, Regez. Regez Beggez. Sì, sì. Uno, due, puff. Rancorno, scorda, incornata e... Volevo dedicare piccoli sonetti alla nobile causa del Poison Party, scrive Alain. Soprattutto dopo il fantastico trailer, hai visto anche il messaggio di rinnovamento verso Game Freak. Ribadisco, di canto, fioco e mesto, non resti che il ricordo. Assolutamente. Ma colpo gliela mettiamo al posto di Megapugno, secondo me. Tanto ste MT o le insegniamo a lui o non le insegniamo a nessuno. Ma in prima gen le mosse le devi sapere a memoria? Beh, non penso ci sia un coso che ti dice... Cosa fanno le mosse, no? Select. C'è una descrizione delle mosse? Grazie a Nerd for Real, grazie mille. C'è un modo per leggere le mosse? Io non credo. Premendo sia select che start, ma non succede nulla. Ordina niente. No, ok. Cioè, dovevi capire a senso tuo cosa facessero le mosse. Manuele 00 suba per il secondo mese, Vale di X per il secondo, Nerd for Real l'aveva già fatto prima, grazie mille. Le sapevi solo provandole, ok, bello. Best gen. Sono un poliziotto! Sono sulle tracce di Team Rocket! Gioconi, gioconi, Guzzi, gioconi. Marco si fa una donazione, ciao a tutti, sono Saidonia e oggi vi racconterò di come in 3 giorni sono passato allo stipulare un accordo con una multinazionale a essere banata via. Allora no. Twitch ha supportato gli streaming, quindi noi siamo contenti del fatto che li stia supportando, però potrebbe non supportare più il canale per sempre. Poliziotto è bell'occhio, lore ragazzi. Franci trova pozione maxed. Maxed. Machoke Brennonk. L'abbiamo già fatto Machoke? Che se non l'abbiamo fatto è palesemente Breno. Dice Breno. Breno. Sì, Machoke. Vieni qua, secondo te come fa? Secondo me fa Breno. Ma è anche abbastanza intonato, senti Breno. Cioè, la intona Breno. Ok, è presente, no? Quando finisci il pezzo, sei sul palco, no? Hanno finito il concerto e tu... Breno! E tutti... Sì, cazzo! Bravo! Mettimi in cinque! Quella roba lì, senti. Ti facevano così quando c'avevi il gruppo? No. Sei pronta? Breno! Breno! Però scende. No, non è turu. No, è sì. Breno. No, non rimane su. Breno. A me fa ridere troppo immaginarmi un bacio che entra in campo. Breno. Capito? Si chiarisce la voce. Stasera sei bello carico. Sì ragazzi, non so perché sono carichissimo stasera. Il mio amico Macho che è fortissimo! Breno! Ha tanta forza da riuscire anche a muovere le rocce in una stanza. Fra, ragione chiara però, no, io non sono d'accordo. Senti, secondo me scende un po' più. Aspetta, sì, stavo sentendo lui. Io metto tipo lo stetoscopio.
Eh sì, è vero, va giù, però no, per me è Breno, basta. Ok. Allora, vai. Mi piacciono... Ragazzi, ma cioè allora, secondo me loro, allora io vi dico qual è la lore del gioco. Game Freak vede il futuro e hanno creato questo pezzo del gioco per farmi bannare nel 96. Cioè è una corsa a ostacoli questa merda di live. Freno! Questo, guardate, entra tutto nella lore di Poison Party. Okay. Loro sapevano che io avrei tentato di avvelenare la loro regione. E quindi stanno tentando di fottermi, capito? Mi dissocio da questo tizio. Tra... È tempo di darci un freno! È proprio un marinaio. Ti pare un bambino. Vabbè, dallo sprite di Overworld poteva anche essere. È un marinaio, tra l'altro. Grazie, Michael Zambelli. Un marinaio, tra l'altro, di quei marinai che stanno sempre tra uomini. Tutto il tempo, quindi proprio... Treno! Thomas Hack 970 scrive per il sesto mese. Noi ci dissociamo dal marinai. Col tatuaggio da ancora, esatto, capito? Kirin 7, entro in live, resubbo, vedo e leggo cose assurde. La live è bannabile, la devo recuperare, mi dissocio pure io. Grazie. Questa live è un poco di bueno. Mi scrivono dalla chat. Ok. No, però io non ho sentito il verso di Orsi in tutto questo. Spero ne abbia un altro, intanto che gli succhio l'orsi. Bene. Raden scrive: ciao Saido, dopo la live su Home ho controllato, a me le iscrizioni risultano tutte. Credo. Ma ora hanno aggiornato, attenzione. Credo dopo che Home prenda solo iscrizioni. Dopo che ti sei lamentato. Sì, hanno tolto i misteriosi, ti giuro, il giorno dopo. Se quindi importi Blaziken da Usum, resti senza. Beh, vedremo. Ah, l'abbiamo già fatto Orsi, perfetto. Ma sei sicuro che abbiamo fatto Orsi? Ed è Prina? Prina? Per me oggi è questo, perché poi ogni giorno cambiano. Però se l'abbiamo già fatto, niente. Wix89 si iscrive per il decimo mese e meno due a un anno di subbanza. Grazie mille, grazie davvero. Tu devi stare Breno! Devi stare Breno. Anzi, sta cosa, sta live rimarrà nella storia. Dice Rina. O Prina. Oh no, ho perso. Oh no. Un etere. Kinder Bueno. Attenzione. Anche noi marinai abbiamo Pokémon. Pensavo fosse uscita la legge che vieta i Pokémon ai marinai. Marinaio manda in capo Chonchorink. Questo è praticamente Chonchorink. È palese, palese proprio. Gecko01 si iscrive per il secondo mese. Ciao, ciao, grazie per la sub. Grazie davvero. No, ragazzi, avvolgi botta, no. Grazie a Princess Kira che si muore per il dodicesimo mese. Un anno insieme. Chonchon Ring, esattamente. Chonchon Ring. Però il ring è caricato, ok? L'avevamo già fatto questo, non credo. Nel caso è... No, non è super efficace. Bene. Saido, appena visto un marinaio sussurrare a un altro in the Navy.
Frank 0699 iscrive per il quarto mese e sono 4. Grazie. Bleppu. Sono anche i sound font degli attacchi che verranno fatti ogni tanto. Pistola d'acqua è bleppu. Tieniti un allenatore da battere, ok? Mi avvisate quando c'è l'ultimo. Non sei affatto male. In che senso, zio? Viste le tendenze in questa nave. Il parco di Ueno! Prelevato in MT contiene il riposo. Il prossimo mese è il riposo, tutti. No, lo sceglieremo poi. Allora, qui ce ne sono due? Sono entrambi allenatori? Ah sì, nel dubbio salvo, ci avete ragione. Devo mettere anche primo rancorno. Via. Via te. Dentro il ranco. No, sto fiorello, ma quanto sono stupido. È partito live Trano! Dai, l'altro è anche lui è un allenatore, no? Tutti i miei Pokémon vengono dal mare. Pescatore vuole lottare, va nel campo. Palesemente. Dai! Body slam. Lo tuzzulia proprio, come si dice da noi. Sai, da un piccolo glitch, sai che dopo aver preso la MN ti fai sconfiggere nel centro Pokémon, la MN non parte e rimane fermo al porto per sempre. Ma non è quello che faremo? Bleppu! Sentite bleppu quando fa. Quando tira l'acqua. La prossima volta che incontro Masuda glieli recito tutti. Vuole imparare colpo, via mega pugno direi. Anche se colpo già confonde in questa generazione. In ogni caso togliamo mega pugno, voglio solo saperlo. Dai! Ok, vabbè, vabbè. Bella. C'è la stona a Shelter. Cosa cazzo è successo alla musica con ritirata? È impazzito, ti dice. Balchix ha scritto che è impazzito. Allora, mi dicevate che ho saltato la seconda stanza, se non avete visto mai. Controllo. Prima stanza, seconda stanza. Direi proprio di sì. Non ricordo questa stanza. Quindi ci lasciamo quella stanza lì. Ti farò gettare a mare da... Cosa? Ti farò gettare a mare dai pirati se perdi. Ma cos'è questa violenza? Marinaio, voglio te... Michips! Lui dice quasi, quasi macio, però è Michips. Le mie patatine. Michips! Poi diventa un cantante. Perché mi deve cadere il joystick a ogni cazzo di live, ragazzi? Non è possibile questa cosa. Non è plausa proprio. Cioè, non c'è del plauso da plausare. Abbiamo battuto un marinaio. Battuto da un moccioso. Sono tutti dei boomerazzi comunque. Con 47 gioco Pokémon sui pirati subito. Ok, quindi adesso salviamo. Ragazzi, questa seconda stanza mi confermate che non l'abbiamo fatta, sì? Allora, facciamo così. Faccio un save state prima di salvare. Cioè, senza salvare, perdonatemi. Ne faccio un altro. Ok, perfetto. Ci siamo. Parliamo del fatto che il capitano della nave aspetta che tu scenda dalla nave per partire. Sono proprio un ospite non gradito.
Allora, aspettate, dobbiamo prima prendere taglio. E taglio lo prendiamo dal cap... Ma che cazzo? Sono degli alieni con il cerume nelle orecchie. Ho visto una palla strana nella spazzatura. Cosa? Avanzi. Ah, era una Megaball. Acqua, c'è solo spazzatura qui. Acqua, c'è solo spazzatura. Avanzi in prima gen, avete ragione, non c'è. C'era una Megaball. Allora, lo chef c'est moi. Voilà le menu, anguille. Ah, ok, quindi sono proprio le anguille. Penso che ci sarà un ammutinamento, ma perché? Uffa, uffa. Sempre io a sbucciare cipolle, uffa. Hai sentito di Snorlax? Non fa altro che mangiare e dormire. Perché capitano tutti a me? Tutti i giorni qui a pelare patate. Che ma sono tutti scontenti. Vanno tutti al sindacato questi. A fine viaggio. Ho visto una palla, strana palla. Ehi tu moccioso, abbiamo da fare fuori dai piedi. Pezzi di merda. Non è che... non è che vi ho fatto nulla, eh. Le angirete. Il cuoco ha vomitato una mega. E ok, quindi andiamo qua. Su questa nave di lusso viaggiano anche gli allenatori. In ogni porto si tengono feste con la loro partecipazione. Grandi festini, ragazzi. In tutti i miei viaggi non ho mai visto un Pokémon dormire così. Era qualcosa di simile. Ok, Snorlax. Grazie. Savix F96 si iscrive per l'ottavo mese. Avvelena sto equipaggio. Ciao ciao Poggers. Grazie. Guarda cosa ho pescato. Fammi vedere. Pescatore. Pipang. Pipang. Questo è Pipang. Ma alla grande. Colpo. Perché c'è un mirino. Signora l'ha beccata. Butto colpo. Rancorno è impazzito. È impazzito, ragazzi. Con un mirino. Quindi io non voglio far battute. Ragazzi, esce fuori un mirino. Vabbè, Rancorno è impazzito. Rancorno. Ora è confuso. Ok. Attenzione alla becchella. Non è più confuso. C'è questo mirino e poi impazzisce. È Fraus. Sono distrutto. Ok. Oh no. Lottare contro i giovani mi tiene in forma. Mi dissocio assolutamente da LTMS. Dissocio. Pikachu entra in campo. Attacco incerto. Ragazzi, Pikachu è paralizzato. Attacco incerto. Tipo le previsioni meteo. Attacco incerto. Bella lotta. Sono ringiovanito. Ok. Non hai più spazio per... come non ho più spazio per altri strumenti? No. Cosa uso? Non posso dare la mega. Usa MT44, contiene riposo. Ma non voglio dare riposo a nessuno. MT28, fossa. E fossa però no, come Rancorno non impara fossa. Impara solo terremoto ma non impara fossa. Tuono onda. Beh, tuono onda è tanta roba, eh. Non impara nessuno, ma vaffanculo. Ma foffan proprio. Perché Nidoking può imparare bolla raggio? Ma soprattutto la può imparare anche nei giochi dopo. Ragazzi, posso? Posso? Nidoking. Voglio vedere se impara bolla raggio anche nei giochi dopo. Bolla raggio. E fa sbava. Bubble.
No, non impara Bubble Beam nelle vecchie gen, mentre nella prima sì. Prima gen. Anzi, nella prima impara Bubble Beam. Possiamo insegnargli volaraggio? È meta. È la covereggella tatticella contro gli altri ground che ti fanno le super efficaci su veleno. Volaraggio, no, no, non glielo posso insegnare. Stop! Stop apprendimento di volaraggio, sì, stop. Ancora non ha preso volaraggio. Questo cos'è? Turbine. Chi è che impara turbine? Tanto non è... Zubazza. Boh, sì, gli insegno turbine, ragazzi. Sì, quale mossa vuoi che dimentichi? È super suono, tanto non serve a niente. Stop al televoto. Bene, cos'è? Per cosa abbiamo insegnato turbine? Un etere max. Alexa, stop apprendimento. Merda, c'è un vecchio, sono due vecchi nella stessa stanza. Taglio gli alberelli con i miei Pokémon. Ah, sì, ho visto Pokémon trasportare la gente in acqua. Ah, sì, ma certo. Ma certo. Ma è ovvio, ma è chiaro. Di stesso sed, Alexa, stop a prendere. Cosa preferisci, un Pokémon forte o uno raro? Beh, why not both? Gentiluomo vuole lottare e manda in campo Brebrook. E lui è Breno comunque. Lui è Breno. Anche lui è Breno. Lui è un Breno più basso, ma è uguale, ragazzi. A parte che erano davvero uguali. Ma ragazzi, possiamo fare... Tanto queste live sono live di studio anche. Allora, Growlithe Cry First Gen. Ok. Ok? Questo era Growlithe. L'avete sentito? Ve lo faccio risentire, ok? Questo è Growlithe. Ok? Mentre Mashok... Cry... È solo più alto! Lui è Breno! E lui invece è Breno! No, era Breno! Giusto? Breno! E invece lui è... Quindi uno è Breno! Mashok. Invece l'altro è... Breno! Lui è De André. Breno! Ok? Perfetto. Colpo, vogliamo impazzire. Questo è Ponyta, ok? Il corno è impazzito. È bello leggere, è impazzito. Cosa cazzo è successo alla musica? Tanto di cappello. Pim pum pim pim pim. Diamo una pozza pozzante a... Simpatrick, sia buona per il secondo mese, grazie. Abbiamo le pozze normali, sì? Non abbiamo finite. Quindi abbiamo una super pozza. Ne vale la pena, ragazzi. Ma l'ho messo davanti? O sono cretino? Non ti ho visto alla festa? Non so se l'avevamo già fatto. Nel caso è questo. Morso. Kaduk. Ma se faccio turbine cosa succede? Si bugga. Puttana bobom. Figa. Ok. Ah, dice che fallisce, ok. Vacci piano. Tanto non ci servirà. Karam rara, quindi con Zubazza quanto ci manca? Stato ok.
Marchi Po, ci sei, buono per il quarto mese. Buonasera, Sede, volevo fare complimenti a te, Chiara, anche se un po' in ritardo per il direct. Grazie. 754 punti XOP, quindi direi di... Sarei anche mio fratello, ma vacci piano. Mio padre ed io pensiamo che sia affascinante. Chi? Mio padre ed io pensiamo che sia affascinante. Chi? Io? Sei stato nella zona safari a Fucsiapoli? Ci sono molti tipi di Pokémon. No, ragazzi, chi? Io? Mi stanno dando del lei. Allora, ci sono tre interpretazioni possibili. Mio padre e io pensiamo che mio padre sia affascinante. Questa è la prima opzione. 3,43. La seconda è la nave. La terza è io, quindi mi danno del lei. Pensiamo che lei sia affascinante. La zona safari è la, come dire, interpretazione meno bella. Il capitano era molto pallido, sembrava malato. Coronavirus. Non ce la posso fare, ragazzi. Mi dissocio da me stesso. Sembra che molti soffrano il mal di mare. Sembra, sì. Fosse affascinante. Oh shit. Il capitano stato. Non ok. Ciao Franci. Mi aspettavo di trovarti qui. Franci, ti hanno invitato? Davvero? E come procede il tuo Pokédex? Ho già catturato 40 tipi di Pokémon, sai? Ce ne sono ovunque. Se aggirano nell'erba alta. Allora ragazzi, io non vorrei dire, ma c'è una nave in quarantena in questo momento in Giappone, con in realtà nessun malato a parte due, se non sbaglio, o almeno questa era l'ultima notizia che avevo visto. E questo in realtà, come dire, corrobora la lore secondo la quale Game Freak ha fatto questo gioco per me, adesso. C'è un viaggio nel tempo. Blugo vuole lottare, va bene. Parigi! Parigi! Lui è Parigi. Parigi! Stordiamo, ovviamente. Ok. Bella. Parigi è morto. Allora Raticate morirà, ragazzi, in questa battaglia. Morirà. E lo ucciderà Zubazza, ragazzi. Anzi, trovo giusta e lorica una cosa. Attenzione. Riesce a evitare il veleno. No, ho fatto colpo. Sono impazzito. Niente lore. L'ha ucciso Rancorno. Volevo avvelenarlo. Volevo provare il siero. Grazie a errore 0101 che è super per il quarto mese. Se a conoscenza il glitch è il super efficace sui Pokémon di doppio tipo in questa gen. Beh, l'abbiamo visto, credo, con il coleottero. Dicevo, la lore è che doveva avvelenarlo e invece è la killing spree di Rancorno. Qui c'è un po' di seria lore, cioè Rancorno è impazzito, ragazzi. C'era un cadabra, poteva farci del male questo cadabra.
ragazzi, Rancorno, se non è lore questa, Rancorno è entrato, non mi ha fatto neanche fare i versi, ha ammazzato, ora li guardiamo nel Pokédex, ha ammazzato 3 Pokémon senza neanche morire, senza neanche confondersi. È letteralmente, Serena, lo devi disegnare come Leva 01 quando gli si rompe la mascella, ok? Era veramente Leva 01, perché in realtà il siero che stiamo creando, e i subini qualcosa ne sanno, perché a breve, a metà percorso del gameplay, si sbloccherà una cosa che vedrà voi. Vedrà voi, protagonisti, subini sanno questa cosa. E questa è tutta lore. Praticamente i Pokémon che stanno sviluppando questo siero stanno anche cominciando un po' a impazzire. Cioè, stanno anche cominciando un po' a sentire il peso di questo veleno. Pippo Matto 17, ah, Pippo Matto, non Pippo Matto. Sei buono per il secondo mese? Sai giocare a scacchi? Sì, ho fatto anche dei tornei da piccolo di scacchi. Continuate così, siete tanta roba, grazie. E Leo Figo 999, sei buono per il secondo mese, grazie. Corno fa il 26. Uffa, almeno tu stai allenando i tuoi Pokémon. Si dice ci sia a bordo un maestro di taglio. Maestro di taglio. In realtà è solo un vecchio con il mal di mare. Ma il taglio è davvero utile. Dovresti andare a trovarlo. Ciao, mi insegni a tagliare le cose. Nessuna recalcitranza. Save. Alen scrive ancora nella reincarnazione di Zapuardo. Davvero. Mo. Vomitando nel cestino lo zio. Come combattere il mal di mare? Il capitano sta leggendo questo. È tipo su Google, avete presente quando cerchi come guarire da questa cosa. Loli and Donation ci dice I'm back. Ciao caro, un bacione. Non vedo l'ora di vedere Capomatto resubare. Lo spero ragazzi, gliel'avete regalata sta sub. Parliamo col bidone. Non avrei dovuto guardare. Stiamo interagendo col vomito del capitano. Tipo selfone, no? Con la pozza di schifo. Bene. Pieno zeppo di libri sul vomito, no? Ok. Non dobbiamo combattere, però io lo salvo. Mi sento uno straccio, ho il mal di mare. Franci massaggia la schiena al capitano. La scena di Ghost. Ah, grazie, mi sento meglio. Molto meglio. Vuoi vedere la mia tecnica del taglio? Te la potrei far vedere se non stessi così male. Ecco, prendi questo. Insegna ai tuoi Pokémon e potranno usarla in ogni momento. Non è più spazio. Oh, cazzo, non ho più spazio per il taglio. Ma poi la nave è ferma. Come fa a avere il mal di mare? Vabbè. Cazzo ci faccio sta roba? Ah, la caramella Lara. Niente, la devo dare a Zubazza. Ma non gli manca nulla a Zubazza per evolversi. Gabur 16 dice bella serie finalmente secondo mese, grazie per quello che ci ho offerto ogni giorno e per questo 2020, grazie mille la resub. Grazie, come fa? 18 Pokémon. Caramella Lara. Butto via il buono. No, butto via il biglietto della nave. Poi non rientro più. Numercast si iscrive per il terzo mese, bella sai dove si vuole bene, grazie. No, ma non per evolverlo, ragazzi, cioè per fare di livello, perdonatemi. Cioè, no, tra 97 punti volevo dire, perdonatemi, che va avanti di livello. Loli and Donation regala 8 sub, ma grazie. Grazie, grazie. Grazie davvero. Messaggio con happy ending. Butta la fune, ma sì, ma davvero, ma che cazzo ci facciamo della fune? Buttando via tutto. Ma sì. Buttiamo. Dai. Tero Tens.
Dammi il taglio. Grazie. Geniale. Non ho più il mal di mare. Penso che sia ora. Ok. E adesso andiamo a fare il trainer, giusto? Metteremo nel box le MT che non uso, ok. Va bene, ora le depositiamo. Ma sto tizio? Ce l'avamo passati da qua? Il nostro capitano è un maestro di spada, insegna anche il taglio ai Pokémon. Ma dove cazzo sto andando? È una roba nuova. Mi mancava sto pezzo di nave. Ed è l'ultima parte di nave che mi manca, corretto ragazzi. Che taglio sta nave. È l'ultima parte di nave, giusto? Ok. E allora perdo qui ragazzi, dovremmo arrivare al camioncino, giusto? I was good trainer, siamo nel quinto mese. Ehi, questa canto bella, quella dei 151 Pokémon originali, avranno stancato con questi remake, però non riesco a dire del tutto. Buon lavoro, Saido, no, io li odio del tutto. Mi chips! Taglia roba e si fa le spade. No. No, ragazzi, no. No. Mordicchio, mordicchio. Un bel tentenno. 3 mesi fantastici, grazie di tutto, grazie Vildorf. 24. Ok. Grazie Leofigo999 che regala altre 5 sub, ragazzi. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Mi sono distratto. Me ne rendo conto. Ah, ma dovevo perdere, avete ragione. Vabbè, ma che tanto c'ho gli allenatori, non ci ho pensato, ragazzi, scusate. È che non voglio perdere soldi. Merda, ma quanti soldi perdiamo? Matt, sai, ti sei perso la mia donazza di prima. Comunque sono di maglinai, pedofili, capitani massaggiati, nel dubbio mi socio. Ma mi socio anch'io, ragazzi, assolutamente. Dove era l'altra donazione? Buonasera, Sedane, finalmente cominciato la monotype su Bianco 2 con rivale, che facciamo? Lo vogliamo chiamare Breno, assolutamente. Chiamalo Breno, non ti avevo letto, scusami. Cazzo, allora facciamo così. Salviamo. Allora, però se siamo veri uomini, la run richiederebbe di non resettare mai. E quindi dovremmo perdere e rinunciare a metà del nostro bottino. Fanculo, ragazzi. Lo so che 5.000 sono tanti. Cosa sono i soldi in confronto alla gloria? Sono d'accordo, ragazzi, sono super d'accordo. Fanculo, si muore, ragazzi, si muore. Essere i poveri e loro. Ehi amico, balliamo, ti va? Ma quest'estate voglio ballare, ballare. Bari baru. No ragazzi, ci vorrà 40 anni. Crittami. Lorenzo ci scrive: ciao Saido, vi seguo da relativamente poco, un annetto. Ero curioso di scoprire quali erano le gen e le starter preferite di Chiara. Allora, gen preferita mia, la quinta, starter preferito Greninja. Chiara non c'è. Starter preferito credo sia Litten. E generazione preferita non ne ho idea. Appena Chiara arriva, glielo dico. Thank you.
Ok. Baribaru. Adesso ci provo. Adesso ci provo. Questo è il verso di Lepta. Chiara, la prima, si lasciare. Boh, critta. Tanto non vincerò mai. Merda. Ok. Abbiamo perso gloriosamente, ragazzi. Siamo crollati. Dobbiamo insegnare taglio a qualcuno, vero? Lepta, sarai il nostro spadaccino. GG. Abbiamo fatto seppuku. Andiamo a vendere anche la pepita. Che cazzo sta? Eccola. Ok, dai, come prima. Facciamo finta che quella pepita non sia mai esistita. Adesso però la nave non è ancora partita. Noi abbiamo taglio. Dobbiamo andare verso destra? No. Dopo deposito l'MT, ragazzi. Datemi un attimo. Non ricordo più come fare per arrivare al camioncino da di qua. No. Ah, devo tornare indietro quando avrò surf, ok. Ok, ok, ok. Ok, quindi non posso più. Cioè, era solo una preparazione questa, giusto? Allora salvo, però aspettate, cioè ci sono altri allenatori che possiamo fare allora. La nave rimarrà per sempre qui adesso? Se esco? O se rientro e faccio un trainer ho fottuto tutto. Oh, abbiamo capito che serve. Ha fotto tutto. Ok. Perché ci sono altri due trainer dentro che dovevamo fare. Due. Vabbè, pace, facciamo surge sti cazzi. Non saranno questi allenatori a cambiarci la vita, ma noi arriveremo al camioncino rosso. E il capitano ci fa una super donazione. Ciao, Sede e Chiara, torno da mesi di silenzio, caso lavoro, ma vi seguo sempre. Grazie perché riempite sempre con qualità le mie poche pause. Comunque voglio fare una run su Platino solo Pokémon blu e viola. Potreste farmi una loro adatta, per favore? Allora, Pokémon blu e viola sono Pokémon sopravvissuti, è una run avanti nel tempo, nella nostra timeline, quindi è dopo Pokémon Poison Party, e loro sono i superstiti, come il serpente di JoJo di giorno nella lotta contro il tizio degli specchi, sono Pokémon sopravvissuti al veleno, e però quindi sono solo di colorazione blu e viola, come appunto Toxicroak, che è entrambi ed è veleno. Bene. Allora, andiamo da Surgio. Da Detective Surgery. C'è il percorso 11, quello a destra. Vogliamo farlo prima di fare il Surgio? Ah, ora Jim, poi percorso a destra. Ok, ok. Va bene, va bene.
Zubazza davanti mi sta bene. Muore, no, Fiorello. Ma la Caramrara alla fine gliel'ho data? No, e allora diamogliela. Zubazza al 25. Quello degli spezzi sarebbe Fabio Fazio, cosa? Da dove è uscito Fabio Fazio, ragazzi? Facciamo... Ragazzi, ci siamo. Ci siamo. Ehi, aspirante campione, LT Surge ha un soprannome. La gente lo chiama... L'americano illuminato? Non mi ricordavo sta cosa per niente. È un esperto di Pokémon elettrici. I Pokémon volanti e quelli d'acqua sono a rischio. Fai attenzione alle paralisi, LT Surge è molto prudente. Dovrai decifrare un codice per arrivare a lui. Acqua, c'è solo spazzatura qua. Acqua, c'è solo spazzatura. Grazie a Xenomis che sia buona per il quinto mese. Grazie mille. Acqua, c'è solo spazzatura qua. Acqua, quindi niente. Qui assolutamente nulla. Va bene. Non è posto per bambini questo. Va bene. Marinaio vuole lottare. Ma nel campo Pikachu. C'è il vomito del capitano. Direi di fare un frustello. Ciao Nerd Village. Buonasera, grazie del ride. Attenzione a Pikachu. Noi facciamo il frustello. Non è posto per bambini, sono gli americani illuminati. Ma tanto può ruggire quanto ci pare, perché noi abbiamo il frustello tattichello che è speciale qui, quindi faccia pure il ruggio. Bella. Wow, sei un portento. Sei un asso. Acqua. 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 Fuoco. C'è un pulsante sotto il bidone, premilo. Primo lucchetto aperto. Poi com'era il trucco di qua? No, solo spazzatura. E i lucchetti sono stati richiusi, ok. Wopunk. Ah, ricomincia da capo? In questo gioco ricominciava da capo? Davvero? Oh, oh, holy shiter. C'era un trucchetto, ma non me lo dite. Non me lo dite. Non me lo dite. Fuoco, ok, fantastico. Non è quello accanto. Acqua, c'è solo spazzatura qua. Acqua, c'è solo spazzatura qua. Acqua, c'è solo spazzatura qua. Acqua, c'è solo spazzatura. Tutta spazzatura. Anche il rosso fuoco verde foglia, ma non in Let's Go, vero? Ah, di qua? No. Ok. Swapang. Sono tutti accanto. Ora li proveremo in verticale. Alla prossima. Ventus, c'è solo spazzatura. Acqua. 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 Dove cazzo è, ragazzi? Non sono più. Acqua. 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 Acqua, ragazzi. Ma che cazzo? Acqua. 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 Ragazzi, non c'è più.
acqua. Ragazzi, dove cazzo è? Sto continuando a saltarlo probabilmente perché vi leggo e quindi mi distraggo. Grazie Sam 20. Oh, fuoco. Volevo farlo in verticale, cioè in obliquo. Ok, fuoco, proviamo di sotto. Grazie. Voglio morire. Fuoco, ok. Primo lucchetto aperto. Allora. Poi questo e questo. Ragazzi. Allora. È uno di questi. È uno di questi due, in teoria. Abbiamo il 50 e 50. C'è un ultimo lucchetto, ragazzi. Adesso o è qui o è qui, giusto? Perché sono quindi quelli accanto. Però potrebbe essere anche questo di nuovo. Ah no, finiti. Ah ok, rip. Rip rip, ok. È stato bello. Sono un peso piuma ma sono forte con l'elettricità, bravo. Ragazzi, infatti non mi dovevate dire niente, sarei stato lì 20 minuti. Rocchettaro vuole lottare con una frusta o una spada o non lo so, una saldatrice in mano. Lui è Kakaguego. È molto complesso Voltor perché è Kakaguego. Grazie a Barbara Trash che scrive il quinto mese. Kakaguego. Team Rocchettaro. Questo è facilissimo, ragazzi. Quando ancora si poteva fare. Grazie a Kochan 99. Ragazzi, guardo quanti sub siete in questo mese. Voglio vedere quanti sub. A quanti sub siete arrivati. Così per festeggiare All Together. All Together. Vediamo. Ragazzi, vi annuncio con piacere che già questo mese mancano ancora 10 giorni e soprattutto tutto l'internazionale, ma siamo 1524 sub fatti dall'1 al 19 febbraio. Quindi possiamo solo crescere da qui. Sarebbe il primo mese che arriviamo a 2000 nel caso, ok? Sarebbe il primo mese nel quale arriviamo a 2000 sub, quindi ci mancano 476 sub per arrivare alla fine, ma mancano ancora diversi giorni, ne mancano 10, quindi insomma potrebbe succedere. Wings of Firebird si abbona per il secondo mese, grazie. Quindi grazie a tutti quanti coloro che le subberanno in questo mese e grazie soprattutto a coloro che regaleranno le sub, perché sarà possibile, insomma, anche grazie al vostro contributo magari raggiungere i 2000 sub, che è una, ragazzi, un risultato incredibile, perché il sub 2000 subscriber significa una community gigantesca qui in Italia. Grazie a Yasha Blue che si iscrive per la prima volta, quindi un altro sub in più, e vi ricordo che passando il mouse sul video trovate un tasto con su scritto Free Sub Ready. Se ci cliccate siete automaticamente iscritti al canale. In più vi ricordo una cosa importantissima, insomma, che ci tengo a precisare. Filippo, ti leggo. Grazie a Tetti al Vento che scrive per la prima volta, complimenti. Se siamo arrivati dove siamo arrivati, anche con tutto quello che avete visto, soprattutto se avete visto Twitch
volenteroso di supportarci come creator, non è solo per le idee che portiamo, ma anche per il vostro supporto. Se ci vedete crescere qui su Twitch, ogni vostra singola iscrizione, reiscrizione o regalo di sub è un passo in più verso quello che abbiamo portato quest'anno e verso quello che potremo portare negli anni venturi. Quindi davvero un momento serio in questa live delirante, grazie mille, grazie. Allora, vi ricordo che se volete freesubbare e non vi esce il tasto, provate a cliccare la coroncina qua sotto. Se avete Amazon Prime, linkate il vostro account Amazon Prime a Twitch, diventa un account Twitch Prime e potete iscrivervi gratis, altrimenti costa 4 euro, credo, al mese. Rick Boss, grazie della sub regalata. E Filippo, scrivevi: come si fa a vedere nelle beta cosa corrisponde lo 0 o lo 1? Lo scrive Shinjuku Jack. Mentre Filippo scrive: mi sono sempre tu, Surge, dice nelle parole in inglese per far capire che è americano. Ma se tu in giochi in inglese questo va perso. Ok, ho capito. Certo, viene perso se tu giochi in un'altra lingua che non sia l'inglese. Ma ti dirò di più: viene perso a prescindere, perché si perde il riferimento americano dai rifacimenti successivi. Snovak scrive: buonasera, buona run. State seguendo le nuove puntate delle anime Pocket Monster? Quello di Twilight intendi o l'anime? Perché Twilight, Wings of Twilight, Twilight Wings, ho visto oggi la seconda puntata con Fabia, stupenda. Dice Ferdi: 0 la vittoria, 1 la sconfitta. Ma ho finito le frustate, raga. Bella. Cacà duedo. O gueco. O duedo. A vostra scelta. Sonic Boom rompe il cazzo perché toglie sempre lo stesso quantitativo di vita, che è 20 se non erro. Cacà cluedo. Sono fritto. Risp. Non ti risp. Ragazzi, visto che tanto il povero Zubazza non può livellare in questa palestra, proviamoci. Tanto prendere zero per prendere zero muore. Quando ero nell'esercito LT Surge era molto severo. Credo che anche questa frase sia stata assolutamente eliminata. Stordiamo, ragazzi. Attenzione. Tenazione. Atenez. Ma anche Ione. Ragazzi, lo Zubello. Cosa fa lo Zubello? È uno, è due, è tre, lo squat. Eccolo qua. Ragazzi, c'è un cestino per vomitare nel caso in cui tu non te la senta. Piano tempo libri proprio. Ragazzi, rimbocchiamoci le mani. Fate partire le maniche, le mani. Volevo dire sgranchiamoci le mani, ma ho detto rimbocchiamoci le mani. Uh, 13 Silver Oak, sei buono per il quarto mese. No, non mi voglio curare, questo è il punto. Non voglio tornare. Voglio poi al massimo usare una super pozza su Ivy. Bene. Ehi, Tappo, cosa c'è a fare qui? Non ce la farai a vincere, puoi esserne certo. Devi sapere che i Pokémon elettrici mi hanno salvati in guerra. Hanno paralizzato i miei nemici. Proprio quello che succederà a te, capito? È cattivissimo. Scusatemi.
scusatemi un secondo, voglio fare una cosa. Sentite? Sentite? Troppo alto? Ci siamo. Grazie Raiko. Allora, morso, Voltorbe confuso, selfittino, Zubazza, centrocampo, attenzione, scarta il difensore si fa dribblare, attenzione, si fa dribblare, rete! Zubazza se la porta, ragazzi, se Zubazza si porta a casa la palestra elettro, io... Attenzione a Pikachu, ancora, attenzione, palleggia, palleggia, Pikachu non vede bene dove va, Zubazza palleggia, velocità X, ci prova, prova a smarcare... Pikachu però è confuso, attenzione! Ma tuo onda! Ma tuo onda! E Zubazza non riesce a tirare! Pikachu non è confuso! Tuono shock! Non mi ha fatto un cazzo! Attenzione però a Raichu! Raichu va di tuono shock! Siamo bulky. Lo stordiraggio, attenzione. Raichu è confuso. È confuso. Proviamoci uccelli. Raichu è confuso. Il selfittino. Attenzione. Il ciuccello. Il succhione. Zubazza supera la metà campo. Il morso. Velocità X viene utilizzata. Attenzione. Ancora. Il morso. Arriva. Siamo in area. Possiamo tirare. La confusione. Il selfittino. Zubazza è porta libera. Porta libera, signori! Uno Zubat da solo contro LT Surge. La vince! Da solo! Golba. Ragazzi, l'ha vinta da solo. Goditela finché poi, scrive Ferdi, hai ragione. Bella, bella. Zlatan Tsubasa, esatto. Bene, bene. Ho abbassato subito. Bella. Ragazzi, posso... Guardo la classifica un attimo dei better. Datemi un secondo, voglio vedere sta cosa. Dove siete? Currency. Adesso nominerò il re dei... ok, ragazzi. Togliendo i mod, ok, che sono quelli che fanno... Farò due classifiche diverse, ok? Quindi editerò, ok? Editerò. Abbiamo il primo moderatore della classifica per gettoni. Vabbè, Ferdi con 101.000 perché gliel'ho dati per provare le funzioni, ma a parte Ferdi, il primo moderatore è Quilava Alien. Però sappiate che i moderatori generano ancora più gettoni delle diciamo delle persone normali, ok? Dei subini. Mentre il primo utente, ragazzi, oh,
primo utente, il secondo è Marco comunque tra i moderatori e il terzo è Lepta. Mentre il primo utente con più gettoni di tutti, ragazzi, ne ha così tanti, quindi ha fatto tante belle scommesse e le ha vinte. Io ragazzi vi direi che prima di andare avanti nella live io voglio un duello tra i primi due utenti più forti in gettoni. Se siete d'accordo, che si può fare con punto esclamativo challenge e se ne ruberanno a vicenda, ok? Vogliamo vedere tipo Fight Club. Il primo. E ragazzi, no, si staccano, attenzione, 10 gettoni. Quindi si giocheranno la prima posizione con questo duello. Ragazzi, i gettoni non funzionano, li vedo io. Al primo posto con 2384 gettoni. C'è Gardenik Tosk. Gardenik Tosk con 2384 gettoni. Al secondo posto con 2374 gettoni c'è Jazzy. Gardenik Tosk e Jazzy sono i primi due. Vogliamo la challenge. Io challengeo Ferdi come sempre. Per accettare una challenge, Ferdi deve scrivere punto esclamativo challenge. E poi il mio nick. Vediamo. Ho vinto di nuovo. Ho vinto io. Ok, ti ho rubato 50 gettoni. Adesso tocca a Gardenik Tosk e Jazzy. I gettoni non servono assolutamente a nulla, ragazzi, se non a scommettere anche durante le live competitive come quella di domani sera. Ok, ci siamo, ragazzi. Jazzy ha sfidato Gardenik Tosk. Scrivi challenge, Jazzy accetta se ne hai le palle, dice Shinjuku Jack. Lepta intanto ha vinto contro Matteo Carreri. Pescano Re Wolf, si stanno menando tutti. Pescano, uccide White Wolf 8. Gardenik Tosk e Jazzy si sfidano. E Gardenik Tosk ne esce vincitore con 100 gettoni in più. E conferma la sua prima posizione, ragazzi. Conferma la sua prima posizione. Bella lì. Bene, ragazzi. La medaglia tuono aumenta la velocità dei tuoi Pokémon. E i tuoi Pokémon potranno volare in ogni momento. Sei speciale, prendi questo. Insegnala un Pokémon elettrico, va bene. Elettrico, tra l'altro, non elettro, elettrico. Fulmine. Impara tutto, Rancorn, regà. Impara tutto. Ma quanto ha di speciale Rancorno? 50, no, non ci conviene. Ora vado a depositare un po' di roba, ragazzi. Già. Devo aprire il menu e tagliare. Sì, sì, ogni 30 minuti potete fare un duello, ragazzi, vi dovete riposare. Rancorno impara tutte le mosse tranne quelle veleno, sono d'accordo. Dance, 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 tere, dance. Allora, ordina, ma in realtà va bene così, tanto devono fare il 26 entrambi. Noi stiamo attenti all'inquinamento, pare che Grimer si riproduca nel liquame tossico. Ma ragazzi, ah già, devo depositare gli oggetti, avete ragione. E possiamo andare a prendere la bici?
Allora, depositiamo tutte le meti che non stiamo utilizzando. MN1 di sicuro non ci facciamo niente, abbiamo già taglio. Anche l'elix fossile. No, la mappa città no. Muoio. La... non so quali sono le altre, perché Tononda me la volevo tenere. Vabbè, sto depositando la 11 a cazzo di cane, sperando che non sia... fatemi ritirare la mappa città. Bella. E andiamo a prendere... non potete sfidare Shinjuku Jack. Ok, la 11 bolla raggio. Grazie a Boyak 379 che si è iscritto per la prima volta. Ma è normale, Ferdi, che tu farmi così tanto, perché sei sia iscritto che moderatore. Diciamo che è difficile farmare gettoni se non si è iscritti al canale. Cerca la roba. Tan taratan. Tarati dirita titi. Taridin. Durido didi. Hai ragione, Ferdi. Stavo pensando a come cazzo tornare a Celestopoli, ma poi era semplice. Ah, ok, ho azzeccato 8 scommesse, Ferdi. Dove cazzo è il negozio bici? Qua sotto. Anche io posso essere sfidato, certo, ma sempre 50 gettoni vi darò. Oh, è un buono bici! Bene, è tua. Ti piace la tua nuova bicicletta? La puoi usare sulle piste ciclabili e in grotte! Grazie. Allora, assolutamente, ma si poteva usare con Select la bici qua, secondo me no, mai nella vita. Né ordinarla, però. Ah sì, con Select però almeno si può mettere per prima. No. Ok, sì, ce l'ho fatta. Ma dov'è la mia bici? Dovrebbe, ok. Ta! Ma perché si appiattisce la testa quando quando c'è la bici? Tararara. Ah, così perdo la bici, ovviamente. È il casco, ah, ok. Non sembra un casco. No! No! Ma posso usare taglio, no? Ecco. Infatti, anche secondo me è puramente per entrare nel tileset. Siccome la bici è... aggiunge un pezzo, non gli entrava. Cappello di Vasco. Poppom. Anche secondo me per far entrare la bici hanno mozzato il cappello. Beh, ragazzi, direi che arriviamo al percorso, facciamo una sfida e salviamo, perché è ora. Si è fatta una certa e domani io, ragazzi, è bene che dorma tutto il giorno, perché poi la sera nessuno di voi dorme, riposatevi anche voi. Ma in questa grotta ci possiamo entrare? Che sorpresa, un tunnel fatto dai Diglett. Porta a Smeraldopoli. Ok, no, sì, possiamo entrarci, ma non ci interessa molto. Facciamoci sta sfida, direi, andiamo tutti a Nanna. Ok, lottiamo, ma non imbrogliare. Non gennare.
Golden Seppuku di Orushio 9. Bomber. Benissimo. Direi lo stordi. Il morsello. Morso fa malissimo, ragazzi. Reberu 26. Cosa? Non può essere! Sono allenatore da poco, ma penso di poter vincere, giusto? Bueno! Questo l'avevamo già fatto. Aia. Ragazzi, anche se vi perderete il day one, non perdetevi d'animo. Vedo che alcuni non faranno la nottata, per quanto, ragazzi, esserci tutte e tre le notti avrà un valore importantissimo. Però, se non ci sarete, sappiate che quest'anno noi abbiamo scritto nel programma top 8, ma ieri è stato comunicato che in realtà il day 2 ci sono talmente tanti iscritti, sono 500, che anche il day 2 sarà come quello dei mondiali. Cioè, il day 2 non sarà solo top 8. Quindi preparatevi, perché anche la seconda sarà una serata lunga. Ragazzi, mio malgrado. Ragazzuoli, è stato un piacere stare con voi. Io stacco 5 minuti prima, ma è per riposarmi, ne ho bisogno. Quindi, grazie a Antares31 che si resuba per il terzo mese. Io vi mando... Agli italiani a Melbourne sono 3, se non erro, Piscitelli, Marco Fiero, un altro di cui non ricordo il nickname, dovevano essere 4, ma Yuri Boschetto non è riuscito a esserci. Quindi saranno in 3. Ma sono 3 di spessore, perché sono tutti e 3 top EU, quindi insomma sono top giocatori europei. Quindi ci auguriamo che possano fare bene. Ragazzi, io vi direi che sì, facciamo assolutamente un raid. Direi lo facciamo adesso a Kurolili, che non lo facciamo da un sacco. No, Arash è con noi a commentare. Lo facciamo a Kurolili. Quindi entrate tutti quanti e le scrivete ovviamente Breno. Ragazzi, non c'è neanche da discuterne. Tutti dentro il raid a scrivere Breno a Kurolili. Ragazzi, vi mando un bacione, un abbraccione, buonanotte. Domani sera 22:50, non mancate. Bacetti. Ciao.